Non ce l'ha fatta il piccolo Francesco di appena 4 anni, morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la strada vecchia Aretina nel comune di Castiglionfibocchi in provincia di Arezzo. La dinamica di questa tragedia stradale che ha portato via questo piccolo alla sua famiglia è davvero assurda. Il piccolo viaggiava nella macchina guidata dalla mamma che improvvisamente si sarebbe trovata di fronte a un capriolo. Per evitare l'impatto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sterzato bruscamente mentre dall'altra parte proveniva un camion. Poi lo schianto e i due mezzi sono finiti nel fosso. Il piccolo è stato portato immediatamente all'ospedale Meyer di Firenze, ma purtroppo in tarda serata è morto. Una tragedia enorme che si è abbattuta sui genitori Patrizio Mosconi e la moglie Enela di Laterina, ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Donato di Arezzo, dove si trova anche il 48enne che guidava il camion. Ci hanno chiamato perché c'è stato un frontale tra un camion e un'autovettura. Il nostro lavoro è stato per estrarre il camionista e l'autista dell'autovettura. C'era anche un bambino, ma è stato già estratto dal 118. Sulla dinamica esatta dell'incidente indagano i carabinieri.